Ragazzi, finalmente è arrivato. Quello che state vedendo qui dovrebbe essere il Golden Play Button, targa del milione di iscritti. Sono veramente in hype. Mi è arrivata oggi per pranzo, ancora non l'ho aperta. Sono le 21 di sera perché non ero in casa. Quindi ho aspettato ad aprirla perché volevo registrare la reaction e diciamo aprirla insieme a voi per rendervi partecipi di questo momento. Però già mi sorgono alcuni problemi, ragazzi. Perché forse la targa è cambiata. Forse questa è una targa nuova. Perché tutti siamo abituati a vedere questo tipo di targa. Ma questa qui probabilmente è nuova. E dite, perché stai dicendo questo? Perché penso sia nuova. Innanzitutto, non pesa niente, ragazzi. Cioè, non pesa veramente nulla. Pesa nemmeno un chilo. Mentre quella di prima pesava tantissimo. Mi ricordo a casa di Mac Shosh che con Murri la volevo staccare dal muro. E veramente era pesantissima. E soprattutto era enorme. Cioè, questa, raga, guarda, questa è piccolissima. Guarda quanto è piccola. Cioè, è veramente piccolissima questa. Quindi penso sia la targa. Ma però è piccola. Ma perché l'hanno fatta così piccola? Perché YouTube va a risparmio ogni volta? Comunque, non stiamo qui a commentare questa cosa. E oltretutto, questa targa arriva spesso e volentieri rotta. Quindi, ragazzi, non so se sarà tutta integra all'interno. Infatti, qui c'è un buco. Non lo so, ragazzi. Quello che dobbiamo fare adesso è andare ad aprire questo pacco. Perché sono in hype, non vedo l'ora. Grazie, lo speciale milione, ragazzi. Spendo anche qualche parolina per lo speciale milione. Sono passati 4 mesi da quando ho fatto il milione. Perché l'ho fatto il 2 gennaio 2018. Sono passati 4 mesi e ancora non ho fatto lo speciale milione. C'avete ragione, ma l'ho scritto. È una cosa molto particolare. È praticamente un documentario sulla mia vita. Già vi ho spoilerato di cosa si tratta. Mi serviva questo per completarlo. Quindi ho anche aspettato questo perché mi serviva in alcune riprese del video. Sempre se qua dentro c'è il play button. E soprattutto ci ho messo un sacco a scriverlo. Perché dovevo spremere questo pur di riuscire a scrivere qualcosa di bello, qualcosa di diverso che non abbia mai fatto nessuno, spero. E quindi ci ho messo tanto. Comunque andiamo ad aprire sto play button. Perché ho un hype della Madonna. Non mi andava di prendere il tavolino degli unboxing. Perché, boh, raga, non mi andava, che ve devo dire. Perché in realtà volevo aprirlo veramente in modo ultra rapido. Perché sono troppo curioso. Madonna, raga, ci siamo. Cacciamo un'ansia fottuta, raga, perché paura, si è rotto. Si è spaccato. Ah, tra l'altro questo video non doveva neanche esserci. Che non volevo farci il video su sta cosa. Ma appena ho scoperto che era quello nuovo, che non ho mai visto fare a nessuno youtuber. Cioè, non l'ho visto da nessuno youtuber, praticamente. Ho fatto anche un sondaggio su Instagram. Ho detto, volete il video? Sì, e quindi sto facendo questo video. Quindi prendetelo come video extra, ma non ci doveva essere questo video. Però l'emozione è tanta, raga, non mi... Oh mio Dio. Ok, come potete vedere, il buco non c'è. Andiamo a togliere questa cosa. E sveliamo il Golden Play Button. Madonna, raga, vi giuro. Voi non potete capire che io in questo istante c'ho il cuore a mille. No, vi giuro, non potete capire l'emozione che sto provando in questo istante. E soprattutto è il play button nuovo. Guardate, ragazzi, questo vi giuro, non l'ho mai visto da nessun youtuber. Ed è il play button nuovo. Oddio, non lo so se lo preferisco a quello di prima. È molto più piccolo. Però adesso vediamo di che materiale è fatto. Intanto andiamo a leggere. Ma lo tengo qui, raga, troppo bello. Intanto andiamo a leggere la lettera di YouTube. Ai più iscritti degli abitanti di Genova, di Venezia e perfino di Bologna. Fantastico. Un milione di iscritti. Forse sognavi questo giorno da tanto tempo. O magari non hai mai pensato di raggiungere un simile traguardo. Mai al mondo, raga. Comunque sia, poche cose al mondo sono paragonabili alla soddisfazione di sapere che la tua creatività, le tue idee e la tua voce sono seguite da 1 milione di persone in tutto il mondo. Vi giuro che sto leggendo sta cosa e c'ho i brividi, però vabbè. Sappiamo che riuscite a toccare le vite di così tanta gente e di per sé è un premio. Ma siamo immensamente orgogliosi di tutto ciò che hai fatto e per questo speriamo che accetterai il Creator Award d'oro come segno della nostra stima. Date queste premesse, immaginiamo che tu possa solo continuare a crescere. Non vediamo l'ora di guardarti raggiungere il prossimo traguardo, 10 milioni di iscritti. Può sembrare tanto lontano, ma ti ricordi quando ti sembrava un sogno averne 1000? È vero, assolutamente vero, sante parole. Ci hai sbalordito, continua a osare, a sognare in grande e a creare. Sei un'ispirazione per tutto quello che facciamo. Cordiali saluti. Susan Wojcicki, CEO di YouTube, ragazzi. Questa è la lettera. Ho paura di spaccarla. Allora sì, ragazzi, è nettamente più piccolo degli altri. Molto più piccolo, nettamente più piccolo. Però andiamolo ad aprire. C'è il buco per appizzarlo al muro? Oh, fortunatamente le cose per appenderlo al muro ci sono. Quindi andiamolo a scoprire. Madonna, raga, è troppo bello. Un po' plastica. Verniciata, ovviamente.
Questi sono stampati. Il nome è giusto, fantastico. Presented to Z Jumpitech for passing 1 milione subscriber. Mamma mia, ragazzi, è una figata. Devo ammettere che non so se lo preferisco a quello vecchio. Quello vecchio secondo me era molto molto bello, però anche questo fa sicuramente la sua porca figura ed è veramente una cosa da esporre assolutamente. E infatti adesso l'andrò a appendere lì, che io ho lasciato, ragazzi, quando ho fatto il mio ufficio. Adesso vi svelo anche questo piccolo segreto. Quando raggiungerò 1 milione di iscritti, appenderò sopra i monitor, in questo spazio qui, appena mi arriverà, la targa del 1 milione di iscritti accanto a quella dei 100.000. Quindi ovviamente adesso cosa andremo a fare? Andremo ad appendere questa targa. Fantastico, ragazzi. Qui c'è quella dei 100.000 e praticamente quella del milione, tra virgolette, vecchia era uguale a questa, però 250 volte più grande, ovviamente con il play button dentro placcato in oro. Mentre, ragazzi, non so, da un periodo YouTube ha cambiato e questa è la targa nuova del milione di iscritti. Quindi, ragazzi, grazie davvero, grazie mille a tutti per seguirmi ogni giorno, per supportarmi, per condividere le mie stronzate, per darmi consigli, quello che vi pare, ma grazie mille davvero a tutti voi per il supporto che mi date ogni giorno. Semplicemente grazie. Se questo oggi è arrivato in casa mia e solo ovviamente grazie al vostro sostegno. Quindi, ragazzi, come sempre, se il video è piaciuto, invito a lasciare un bel pollice sotto questo video. Fatemi sapere se avete già visto da qualche altro youtuber questa nuova targa di YouTube, perché effettivamente è nuova, raga, non è uguale a quella precedente. Quindi fatemi sapere se l'avevate già vista da qualcun altro. Adesso io la appenderò lì sopra e adesso a fine video mi metterò una clip dove vi mostro come starà là sopra, perché adesso devo armarmi di chiodi e martello per appenderle, sia quella che questa. Guardate che bordello per mettere sto play button. Un casino totale intanto. E signor Salvo, buchi bene questo muro, mi raccomando. Dammi l'altro chiodo. Grazie. L'altro chiodo. Eccolo qui. Verrà mai a livello questo quadro? Secondo me no, perché io ho fatto la dima per fare i buchi. Cioè, guardate, dammi qui il livello. Questa è la dima per fare i buchi, perché però secondo me a livello non sa sperugia. Dammi il livello. Dov'è la livella? Qua la livella. Oh, ah, ora che hai messo i chiodi lo vedi? Ora ci può pugliare. Perfetto. Che ragazzi, non sarà mai perfetto il livello. Azzicalo. Ma infilalo dritto. Bella magia. Ok. Ok. Dammi okay il quadro. Minchia, vediamo il momento alla verità. D'altro, ve l'ho detto che sta cosa è leggerissima. Quanto non sarà mai a livello sta cosa? Ci vedi i buchi? Aggrizzalo. Inizia che cosa? Va bene così. Ma va bene un paio di palle, aspetta. Aspetta, vediamo. Se ti canziasse magari. Quasi a livello. Non sono convinto, però ci può stare. Ci può stare. E ora mettiamo questo accanto a quello. Ragazzi, buco numero 2. In teoria dovrebbe venire una cosa del genere. Poi nel mezzo rimarrà un po' di spazio. Cosa metteremo? Non lo so. Troverò cosa mettere prima o poi nel mezzo, perché abbiamo lasciato un po' troppo spazio fra quello e quello. Di più? No, di più, perché se no sbatte nel coso. Ok. Number 2. Dammi il martello. Grazie. Minchia, raga, sarà una merda totale. Ce la fai? Che mettilo più o meno dritto? Non è dritto, a destra, ancora. Ancora. Basta. Ok, e questo è il risultato. Dai. Mi immaginavo facesse più schifo, però nel mezzo dovrò mettere sicuramente qualcosa. E forse un'idea ce l'ho. Ragazzi, ho sistemato, più o meno ho sistemato, perché comunque sia la scrivania è tutta da sistemare, perché vi ho detto che la dovrò rifare prima o poi. Però questo è il risultato finale e non è niente male. Onestamente sono molto soddisfatto, da ammettere. Devo comprare qualcosa su Amazon, sempre a tema YouTube, da mettere lì in mezzo, perché questo spazio che c'è fra i due play button non mi piace tantissimo. Oppure magari far fare qualche aerografia col mio nome, non lo so, vedremo cosa mi posso inventare. Però è davvero davvero figo. Oltretutto il play button è tutto placcato, no? Quindi riflette molto la luce che gli arriva. Quindi io potrei fare per esempio così. Guardate che cambia totalmente la situazione. Potrei mettere bianco. Cambia a seconda della luce ed è molto 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 bello, onestamente. A me piace davvero tantissimo. Quindi, ragazzi, il play button è finalmente al suo posto dove doveva stare. Progettavo questa cosa da davvero tantissimo tempo. Quello spazio era adibito esclusivamente a lui e finalmente ci sono riuscito. Quindi, ragazzi, grazie mille ancora. Di nuovo da Jumpitech è tutto e ciao ciao.